Bentornati a tutti cari amici, bentornati in questo nuovo video. Continuiamo a parlare di Thomas Kuhn ed è un pezzo, anche perché sono stato fermo con il canale per le ferie, no, estive, che poi non sono state ferie, per una pausa, diciamo, mia, no, intellettiva. Torniamo con Thomas Kuhn e non ne parliamo da tanto, in effetti. Se vi ricordate, e se non l'avete, non lo ricordate, vi invito a consultare la playlist Kuhn apposita. L'ultima volta abbiamo parlato del paradigma o dei paradigmi, questo concetto affascinante, una parola, un termine, quello di paradigma, abusatissimo poi, no? In tutte le discipline che poco hanno a che fare anche con la filosofia della scienza. Oggi vi voglio parlare del rapporto del paradigma con le regole. Allora, se non ve lo ricordate, il paradigma è un sistema di pensiero, possiamo anche definirlo così, Kuhn non l'ha fatto, lo faccio io. Dico che il paradigma è un sistema di pensiero che porta poi a guidare la ricerca scientifica e lo fa proprio indicando alla ricerca scientifica sia dove guardare che come guardare. Quindi il paradigma fornisce gli strumenti, ma fornisce anche le basi teoriche per realizzare le ipotesi scientifiche. E le ipotesi scientifiche quindi vengono, e questa è la tesi base di Kuhn, sempre influenzate dal paradigma, e l'esistenza dei paradigmi rende difficile passare a un nuovo paradigma, quindi rende difficile rivedere quanto si dà per acquisito nella pratica scientifica, no? E questo era il nucleo. Oggi voglio parlare di regole e paradigmi. Perché è un aspetto importante del fare scienza ed è un aspetto su cui c'è molta confusione. Noi quando pensiamo alla scienza pensiamo innanzitutto a una disciplina che ha un corpus di regole, non di paradigmi. Se non si è letto Kuhn, se non si è letto Lakatos, se non si è letto Feyerabend, noi pensiamo che la scienza sia fatta di regole. E cos'è una regola? Una regola è una norma, quindi un principio deontico che di solito viene condivisa in un gruppo, in una società, in una comunità, ma viene condivisa perché i suoi fondamenti sono ritenuti validi, sono ritenuti veri, sono ritenuti universali. Se noi pensiamo alle regole, no, che usano la matematica, la geometria, beh, la geometria si basa ancora oggi per gran parte su quel grande libro che sono gli elementi di Euclide, no? Però il quinto postulato venne rivisto alla fine dell'Ottocento, questo diede origine alle geometrie non euclidee, quindi è una diversa modalità di concepire lo spazio, da non più piano, ecco, non più cartesiano, ma curvilineo, ondulatorio, eccetera. E è stato possibile questo perché è avvenuta una rivoluzione, no? Anche in questo caso direbbe Kuhn, scientifica, si è rivista una regola che si riteneva certa. Ecco, allora Kuhn dice questo, che le regole, cercare le regole nel fare scienza è frustrante. Frustrante perché, e noi filosofi lo sappiamo bene perché cambiamo le regole, è frustrante perché innanzitutto è molto difficile trovarne il fondamento. E poi è difficile trovare un'applicabilità universale, valida per tutte le scienze. Ed è frustrante anche perché se noi volessimo delimitare le regole, che ne so, della matematica, della geometria, le regole della biologia, dovremmo innanzitutto chiudere il campo di queste scienze, quindi chiarire che cos'è biologia, che cos'è fisica, che cos'è matematica, quali sono i limiti, no, di queste scienze. La neurobiologia come si colloca? Come sapete è una disciplina questa che è un misto tra psicologia, filosofia, biologia, medicina, quindi ci sono delle discipline ibride, intermedie, soprattutto quelle contemporanee, in cui è difficile limitare un campo. E questo, guardate, lo diceva anche Husserl nella crisi delle scienze europee, ma anche nei prolegomeni a una logica pura delle ricerche logiche, che le scienze naturali devono limitare un campo, dice lui, è vero, cosa molto difficile, lo riconosceva anche lui, ma la filosofia dovrebbe un po' fare da raccordo tra tutti questi campi del sapere e porsi come sapere universale superiore. Questo lo diceva Husserl, che racchiudesse tutti i campi e che ne constatasse poi analogie differenti. Però perché voglio farvi riflettere oggi sul concetto di regola? Perché la scienza noi oggi la pensiamo, soprattutto abbiamo visto con questa pandemia, la pensiamo monolitica, granitica, ci viene presentata così dagli stessi scienziati, perché il metodo scientifico, si dice, no? È fatto di regole.
In realtà il metodo scientifico non è fatto di regole. In realtà è anche difficile parlare di metodo scientifico perché, e questo forse vi dedicherò un video a parte, nell'osservazione astronomica, ad esempio, il numero di osservazioni che possiamo fare è ridotto, è limitato. Se io osservo una cometa, quante volte potrò osservare una cometa per trarre delle conclusioni? Magari una volta nella vita, no? Mentre in realtà nella fisica, per esempio, nella fisica quella classica, dinamica, è possibile fare degli esperimenti di moto continuo quante volte vogliamo, ripeterli, renderli riproducibili. Nella medicina è difficile, no, fare questa operazione di rendere riproducibile un esperimento. Ecco perché la medicina, la scienza della salute, in generale la scienza del farmaco, risulta più complessa anche, no, rispetto alla fisica e a quant'altro. Quindi diciamo che è difficile già parlare di metodo. Pensare che il metodo scientifico, no, abbia delle regole, quindi delle universali, delle costanti fisse, la legge di gravitazione di Newton, penserete, è una regola, no? È una regola che però è stata rivista da Einstein, è una regola che ha riscritto poi Einstein vedendo l'attrazione tra corpi non più come effetto di una forza invisibile, no? Questo pensava Newton, ma come una curvatura, effetto di una curvatura dello spazio-tempo, quindi come un qualcosa di tangibile, in effetti, che c'è nello spazio-tempo, che andava a curvarsi quando un corpo massivo era di massa, appunto, scusate, superiore a un altro, e andava a trarlo, questo corpo più grande, verso di sé. Quindi ci sono delle regole presunte tali che si sono adottate nel corso del tempo, che poi si sono poi riviste, quindi sono state smentite dalla prassi scientifica. Allora Kuhn riflette sulla differenza tra regole e paradigma e ribadisce che la scienza non è fatta di regole, perché la ricerca delle regole sarebbe frustrante e perché soprattutto, questo è molto sottile, la pratica scientifica è una pratica, quindi avviene sempre nel quotidiano. La scienza normale, quella che delinea Kuhn, si muove sempre all'interno della quotidianità. E nella quotidianità quello che fa la scienza, quello che fa lo scienziato è risolvere un rompicapo e fare scienza soprattutto per il gusto di risolvere puzzle, che per innovare la scienza. Perché per innovare una scienza, e lo sa chiunque ha studiato cose scientifiche all'università, bisognerebbe ripartire dai principi, dai fondamenti, mettere in discussione i fondamenti. Invece questi fondamenti si danno per acquisiti in quelle che sembrano regole, ma che in realtà sono note del paradigma. Allora dice Kuhn, le tre ragioni, tre motivi per cui i paradigmi guidano la scienza sono che si ha difficoltà oggettiva a scoprire le regole. Abbiamo visto con la gravitazione universale, ma ci sono innumerevoli esempi. E questa difficoltà porta appunto gli scienziati a non fissarsi troppo su delle regole universali, sulla loro scoperta. Poi sicuramente un secondo elemento è l'educazione scientifica, e me ne ho parlato ora. E poi c'è anche quello di accettazione di soluzioni particolari da parte di una comunità scientifica. La comunità scientifica, dice Kuhn, questa frase è molto bella, più che definire una regola, tende a definire delle scuole di pensiero. È molto bella perché vi fa capire quanto la scienza sia umana, no? Questa visione, mentre se la si pensa come insieme di regole, appunto si ritorna il granito, il monolite, la montagna. Invece se la si pensa come una comunità, un insieme di più comunità, che tendono di trovare un accordo e tendono di definirsi come comunità, non di cercare cose universali, questo normalizza la scienza. Molti vedono con spavento questa normalizzazione della scienza. Io non sono così timoroso, perché la scienza è un prodotto dell'attività umana, è un prodotto dell'umano, e sarebbe anzi assurdo ritenere che possa dire qualcosa di universale la scienza, di vero a priori, di vero in assoluto. La scienza non può che definire scuole di pensiero all'interno delle quali vengono sanciti dei paradigmi. E come vedremo più avanti nel corso di video, le vecchie scuole di pensiero, come l'astronomia tolemaica, il vero scienziato non le considera come sbagliate, o il vero filosofo della scienza, non sono sbagliate. Non è che la fisica newtoniana è vera e quella di Tolomeo era sbagliata. La fisica newtoniana è una nuova scuola di pensiero, appunto, ritornando sempre alla distinzione tra regole e paradigmi, che definisce un paradigma. Il paradigma di prima, quello di Tolomeo, è durato 1000 anni. È durato molto più della fisica newtoniana e funzionava egregiamente per molte cose. Poi era molto complesso, molto complicato, e allora, come dirà Kuhn, si è sentito all'interno della comunità scientifica il bisogno di cambiarlo. E si sente il bisogno di cambiare una teoria, un paradigma,
quando questa teoria complica le cose anziché facilitarle, quindi c'è un principio molto economico, ecco, anche alla base del fare scienza. Ma di questo parleremo nei prossimi video. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video di intermezzo per chiarire la differenza tra regole e paradigmi, e ci vediamo alla prossima. Grazie.